Teardo, questa sera per questo live, Ah, per giusto con la questo. presentazione, sì, per la presentazione di Still Smiling, collaborazione con Blixa Bargeld. Ora l'incontro è venuto con il film Una vita tranquilla, A Quiet Life, Sì. di Cupellini. E da questo film, com'è nata poi l'idea di collaborare, arrivando fino a Still Smiling? Cosa che vi ha Perché spinto? A Quiet Life, la canzone che abbiamo scritto insieme per il film, aveva degli elementi che ci hanno stimolato e abbiamo avuto voglia di proseguire la nostra collaborazione per approfondirla ulteriormente, per capire dove saremmo potuti arrivare. E più porsi dei problemi e trovare il modo di risolvere in qualche modo. La musica spesso è questo, no? Cioè, fa delle ricerche. È un percorso di ricerca, non tanto di intrattenimento, però in questo caso all'interno di una dimensione più legata alle canzoni. Quindi c'è sicuramente qualcosa che vi accomuna, Ah beh, oltre, altrimenti nel non senso, suoneremmo la insieme, musica, sì, beh, certo. certo. Ok, nell'album ho notato dai brani, insomma, in streaming che ho potuto ascoltare, tipo Mi Scusi soprattutto, dove c'è anche il video, insomma, Camma Pensini o What If e le altre. È notato un respiro internazionale, no? Diciamo così, un approccio comunque linguistico che va oltre quelli che sono i confini comunque della nazionalità di Sì. voi due. È venuto naturale lavorare direttamente appunto con questo approccio così, diciamo, variegato, per Noi così dire, siamo così, così cioè diverso? Ok. non saprei come dire diversamente come l'abbiamo fatto, non è che abbiamo dovuto fare una strategia per farlo, è semplicemente quello che siamo. Se penso, vivo a Roma e mi fa piacere pensare che l'ultima fermata della metro di Roma sia Berlino, New York o Madrid o qualsiasi altro porto, insomma. Infatti, a proposito di questo vorrei chiederti, c'è secondo te una correlazione tra le città e la musica? Certo, Ok. le città e i luoghi dove Anche per viviamo l'ispirazione comunque. comunque ci influenzano. E la musica è anche una questione geografica di mappe e quindi di spostamenti Ok, e e quindi influisce su quello che fai. da italiano pensi che la scrittura o in generale comunque la lingua che si usa per cantare va ad influenzare, quello va ad influire su quello che è diciamo, la percezione dell'ascoltatore, credo, a seconda appunto della lingua tata? Il linguaggio è anche, come dire, penso possa addirittura influenzare la nostra percezione del corpo. Nel disco Mixa dice, ma se cambio lingua le mie metafore vengono con me. E le metafore che riguardano il corpo, certo, come si influenza? Penso che possiamo avere delle percezioni completamente diverse dicendo la stessa cosa in due lingue completamente diverse e credo che tutto si possa spostare e la musica è anche una questione, come dicevo prima, di spostamenti. Per cui sì. Senti, so che hai lavorato ispirato da fotografie di Frédéric Bergé, che sono Charles Charles Frege, scusami, che per appunto era Music for Wilderman, Frege. Sì. giusto? E per quanto riguarda l'ispirazione è diverso, c'è cioè il processo diciamo anche compositivo rispetto all'approccio che Sì. utilizzi Beh, invece quando ti accosti al cinema e quali sono le differenze? che in questione c'erano delle immagini, spesso nel cinema non ci sono delle parole, nel senso che nella maggior parte dei casi comincio a scrivere la musica sulla sceneggiatura. E quindi la sceneggiatura dà alcuni riferimenti che sono visivi, ma non sono delle immagini, sono immagini mentali che noi ci facciamo. Poi il film arriva successivamente, si cominciano dopo a vedere le prime cose, però nella fase iniziale io scrivo sulla sceneggiatura, mentre in questo caso il lavoro di Music for Wilderman è basato sulle fotografie, sulla capacità evocativa che hanno e soprattutto sul pensiero che ti rimane di quelle fotografie, cioè dopo averle viste. Senti, Viaggio al termine della notte, Céline, hai collaborato, insomma, hai accompagnato la chitarra Elio Germano nella lettura di quest'opera. E quanto ha influito, se ha influito, la letteratura in generale sulla tua musica, dagli inizi ad ora? No, non l'ho accompagnato, non è Che una non era. lettura tradizionale con accompagnamento musicale, è Ok. un processo di drammaturgia sonora nel quale il nostro lavoro alla fine è una lettura scenica in forma di concerto, e il concerto, quindi la musica era il contenitore di tutto, non era accompagnare con gli strumenti uno che legge qualcosa. È stato un viaggio a bordo del libro che forse preferisco in assoluto, ed è un libro sia uno dei preferiti sia mio che di Elio. E quindi
oltre al fatto di essere amici, di aver già collaborato al cinema altre volte, è stato, come dire, un percorso estremamente stimolante, quello di trovare la nostra mappa all'interno del Festival di Sanremo. Ok, fra le tante collaborazioni ne hai avuto una con Umberto Palazzo per il film Rasputin. E, qual è la relazione che hai con la musica italiana? Ho un'ottima relazione con Umberto Palazzo e con la sua musica, che mi piace molto. Sì. Le sento niente, sì, ci conosciamo da molti anni e insomma ho sempre stimato Umberto proprio. Così mi ha fatto piacere ritrovarci in questa cosa, l'ho invitato a collaborare per questo progetto e mi ha fatto anche bene proprio, è stata una cosa salutare e già questo è molto. Ok, per concludere, se questa collaborazione con Blixa avrà altri risvolti, se state già pensando a qualcosa? Beh, stiamo già pensando al tour europeo che faremo, che comincerà a fine settembre, e poi scrivendo questo disco ci siamo resi conto che ne avevamo già scritto ben di più di un disco e quindi avevo già materiale per cominciare a pensarne un prossimo. Sì. E farò un po' di tempo, non subito, però poi ci rimetteremo a lavorare più avanti ad altro. Ok, ti lasciamo qui continuare col tuo lavoro. Grazie mille. Scusa se sono stato così, però sono trovato dal gorgo. Tranquillo, anzi grazie mille. Teo Teardo per Music Like. Ciao.